Questo programma è offerto da 4Play, vendita di videogame e console Matera. De Salvo, qualità fresca e sotto zero, Matera. Dompla, trasporti e servizi Altamura. De Rado, un mare di qualità, Matera. FAD Logistica Altamura. Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano, Matera. Buonasera, appuntamento numero 2 con Bar Sport, il talk show web interamente dedicato al calcio di Serie C, nel quale campionato gioca il Matera Calcio tra le altre formazioni. La location, il bar, il luogo di sempre dove il chiacchiericcio post gara ha il suo epilogo. E lo facciamo dunque in un bar. Io presento il padrone di casa, Fabrizio Argentieri. A lui chiedo se ha visto la partita e che cosa ne pensa. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti nel mio locale. Niente, peccato per il risultato dei ragazzi del Matera, che nonostante un primo tempo abbastanza positivo, dove hanno attaccato gli avversari siciliani, ad evitare la sconfitta nel campo di Lentini. Beh, tu di solito ti reghi allo stadio? Quando posso, impegni permettendo del locale, certamente, sicuramente vado allo stadio. Bene, io ringrazio il padrone di casa Fabrizio Argentieri per averci ospitato ed entro subito nel vivo della trasmissione presentando gli ospiti. Mimmo Belacicco, direttore generale del torneo Gaetano. Buonasera Mimmo. Ciro De Franco, difensore e bandiera del Matera Calcio, è colui che mi coadiuva in questa avventura. Antonio Mutasci, ricordiamo, lui è della carta stampata del quotidiano del Sud, oltre a essere corrispondente. Tu sei opinionista e conoscitore del calcio di Serie C, in quanto sei anche telecronista delle gare interne del Matera Calcio. Sì. Ed io, in un certo senso, entro nel vivo della trasmissione mandando il contributo dei risultati e della classifica. Seconda giornata, Serie C, Gruppo C. Acra Gas Rende 2-3, Racing Fondi Monopoli 0-1, Sicula Leonzio Matera 2-1, Casertana Catania 1-0. Regina Catanzaro 2-1, Bisceglie Virtus Francavilla 2-1, Cosenza Paganese 0-2, Lecce Trapani 2-1, Siracusa Fidelis Andria rinviata al 26 settembre, ha riposato Juve Stabia. Questa è la classifica della seconda giornata. 6 punti per Monopoli, Bisceglie e Rende, Lecce a 4 punti. 3 punti per Sicula Leonzio, Catanzaro, Trapani, Paganese, Casertana, Regina. 2 punti per Matera. 1 punto per Andria Bat, Juve Stabia, Virtus Francavilla, Fondi, Catania. 0 punti per ASD Città Siracusa, Acragas, Cosenza. Hanno giocato una partita in meno Sicula Leonzio, Andria Bat, Juve Stabia, ASD Città di Siracusa. Bene, siamo nuovamente in La Voglia Matta. Io prima di commentare, Antonio e Mimmo, questa giornata è, diciamo, il
vorrei fare una domanda a Ciro De Franco. Come si fa a stare 5 anni a Matera, in una squadra, in una città? Quindi forse c'è qualche obiettivo che non si può svelare. No, allora innanzitutto buonasera. Ti dico, no, nessun obiettivo né personale né chissà che cosa. Niente, penso che i matrimoni si fanno in due, quindi è una scelta, penso, sia mia da contratto, il quale sono in scadenza, e sia quella del presidente, che forse petta ancora e vuole ancora che giochi qui, ecco. Antonio, allora vogliamo commentare questa giornata, la seconda giornata del campionato di Serie C? Sicuramente il risultato più importante è quello che ci vede sconfitti. Una partita, quella del Matera, che non è andata benissimo. Potevamo raccogliere almeno un pareggio, come era andata la partita, dopo il gol di Sonny D'Angelo, un nostro ex, appunto è stato a Matera Sonny, subito il pareggio sul rigore di Giuseppe Giovinco, poi però nella ripresa non siamo riusciti a chiudere noi la partita e abbiamo subito il gol di Ferreira. Ma soprattutto forse il risultato più importante della giornata è la vittoria del Lecce, in quello che era il big match del Girone C, con la vittoria per 2-1 con il Trapani. Una partita molto sentita per entrambe le formazioni, che ambiscono entrambe al vertice della classifica. Fa anche specie vedere la sconfitta del Cosenza, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella a Monopoli, quella in casa con la Paganese. Questi sono i risultati un po' più a sorpresa di questa seconda giornata di campionato, però sicuramente fa male vedere la sconfitta del Matera. Sarà un momento per riflettere sugli errori commessi, perché comunque sono stati fatti degli errori se arriva una sconfitta, e bisogna ripartire e essere pronti per la gara col Cosenza. Ecco Ciro, tu non hai giocato, sei partito in panchina, hai terminato la tua gara in panchina. Ecco, quali sono stati secondo te questi errori che sono stati commessi dal Matera? Perché io ho visto un Matera il primo tempo aggredire, ma il secondo tempo ha subito un po' il gioco avversario. Guarda, una delle principali cose secondo me sembra una scusante, ma è anche il campo non era in perfette condizioni, ti dico la verità, per noi che siamo abituati a giocare in un certo modo, oltre comunque il caldo, che c'erano forse una quarantina di gradi in mezzo al campo, forse loro un po' più abituati di noi, noi no, però lasciando stare anche il viaggio, loro comunque sembra che nel secondo tempo sì, avessero un po' più voglia di noi di condurre in porto la gara. Noi comunque siamo calati un po' nella ripresa, e poi gli errori spetta al mister farceli capire e farci capire dove ha sbagliato. Noi ci mettiamo il nostro per cercare di migliorare giorno dopo giorno e ripartire subito da Cosenza, ecco. Ecco, oggi che cosa vi ha detto il mister alla ripresa degli allenamenti? Ma guarda, si parla già nella ripresa, quindi diciamo già da lunedì ci ha parlato, diciamo, ci ha detto comunque gli errori che molte volte già sappiamo, perché di nostro abbiamo, diciamo, questa cosa di andare a rivedere un po' la partita, gli errori commessi, ecco. Ci ha spiegato dove abbiamo sbagliato e insieme comunque sicuramente guarderemo la partita per evidenziare ancora meno. Mimmo, allora tu che ci dici, visto che conosci un po' tutta la storia del Matera Calcio, queste prime due giornate del campionato come le vedi? Tenete presente, questo è un campionato che deve trovare ancora un assestamento generale di tutte le squadre. Il Matera chiaramente non è questa la sua classifica, diventerà molto, molto migliore con l'andare avanti del tempo, soprattutto con i nuovi acquisti. La società sa dove deve intervenire, c'è il direttore sportivo che ho conosciuto, una persona capace, sentendo i commenti anche dei suoi colleghi lo ritengono uno dei migliori sulla piazza, quindi sicuramente sa dove intervenire. Non è questo il momento di fare né processi né niente, bisogna solo aspettare e soprattutto che finisca questa benedetta e interminabile estate che ci sta distruggendo a livello da tutti quanti. Non lo so, ci va bene lui Ciro che cosa avrà trovato in Sicilia, già noi qua stiamo soffrendo, in Sicilia penso che ancora di più, quindi io penso di dover aspettare un altro po'. Poi grazie a Dio, i tifosi del Matera queste cose le capiscono e sanno aspettare. Sì, i tifosi del Matera sicuramente potrebbero aver capito qual è il momento della squadra, siamo solo alla seconda giornata, ma ascoltiamo
questo contributo che viene proprio dal post gara dei tifosi, ma anche alcune dichiarazioni di Gaetano Auteri subito dopo la gara. Quello che abbiamo potuto esaminare, la partita che abbiamo visto, purtroppo ci sono state delle lacune da parte del Matera, in quanto manca ancora qualche centrocampista in cui deve svolgere il gioco che faceva l'anno scorso Iannini. Quindi speriamo che la società possa intervenire quanto prima per, appunto, per soccombere a questa grossa lacuna. Anche noi ci abbiamo creduto, anche se non abbiamo fatto benissimo, non siamo riusciti con continuità a esprimere quelli che sono i nostri criteri di gioco. Probabilmente la prestazione un po' al di sotto di qualcuno, forse la giornata di particolare caldo, ma molto probabilmente anche le condizioni del terreno di gioco un po' ci hanno impaurito, perché la palla saltava malissimo e quindi... Però è stata una partita equilibrata, potevamo anche sbloccarla noi nel secondo tempo, forse era più giusto anche un pareggio, però alla fine queste partite vengono determinate dagli episodi. Il 2-1, diciamo che francamente quel che abbiamo visto ci sta tutto, non ci aspettavamo come tifosi questo risultato, perché francamente abituati al bel gioco di Auteri, in cui siamo abituati, ecco, a vincere tutte le partite o quasi, però francamente ci dobbiamo accontentare, ecco, tutto qui. Nel secondo tempo ci sono state un paio di situazioni per la Sicula Leon, però noi ne abbiamo avute 4-5, numericamente di più, in cui sull'1-1 potevamo anche incanalare la partita a nostro favore. Abbiamo sbagliato, ed il calcio è fatto così, quando poi sbagli, però complessivamente dobbiamo lavorare. È arrivata la prima sconfitta e teniamola come esperienza per il futuro. Oggi siamo stati poco ordinati. Poco ordinati e poco continui, probabilmente le condizioni del campo in qualche modo ci hanno penalizzato, tutto qua. Dalla partita vista, qual è la situazione del Matera che perde a Lentini? Diciamo che ci dobbiamo rinforzare, aspettavamo tanti acquisti, però non è arrivato niente. No, ma noi alcuni giocatori sono arrivati, abbiamo anche rischiato a metterli dentro, come Angelo, De Falco, sono giocatori che non stanno nel pieno della condizione, come Sernicolo, che abbiamo visto poco, come Dugandic, che è reduce da alcune problematiche. Dobbiamo lavorare prendendo gli spunti buoni da questa partita, perché certamente non tutti siamo stati, dal punto di vista della determinazione, così determinati e volitivi come sono stati i giocatori della Sicula Leonzio. Alcuni dei miei da questo punto di vista non sono stati bravi e non mi sono piaciuti, proprio dal punto di vista della determinazione. Purtroppo è andata in questo modo e si vede che quest'anno c'è ancora da aggiustare qualcosa nella squadra. La squadra non mi è piaciuta oggi. No. Abbiamo anche degli attenuanti, ripeto, probabilmente... perché se ci entrate dentro è molto difficile giocare a calcio. E quindi il giocatore comincia ad essere poco sicuro, perché nei controlli è costretto a toccarla tante volte. Però andiamo avanti. Speravamo in un risultato migliore. Non è arrivato, teniamoci, e serve per il futuro. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita più ordinata, più lineare che abbiamo fatto alla prima giornata di campionato. Hanno giocato gli stessi giocatori che giocarono domenica all'Agraga. I nuovi non hanno, sono stati in banchina, quindi non so che la condizione fisica avevano e come potevano cambiare la situazione, che almeno la squadra che avevamo era già delineata domenica scorsa. Bene, quindi Antonio, da quello che abbiamo potuto sentire anche Ciro e Mimmo, né il tecnico né i tifosi sono soddisfatti da questa gara. Che cosa accade ora? Cosa accade ora lo dirà soltanto il campo, però sicuramente dalle parole dette dal mister viene fuori un Matera che sicuramente deve mettersi sotto e lavorare. Poche volte in questi 3 anni che è stato qua a Matera Auteri gli ho sentito dire che ha visto la sua squadra giocare male, che non gli è piaciuta. Questo è un motivo in più per riflettere, vuol dire che ha visto qualcosa su cui andare a lavorare, su cui insistere, da aggiustare. Ha parlato anche di un'attenzione in alcuni singoli che è venuta meno. Questo ha portato poi il risultato globale a venire meno.
difficilmente Auteri ha parlato, non ha fatto nomi, però si è capito a chi si riferiva, a qualche elemento in particolare, e sicuramente è sintomatico questo, di un'attenzione che il mister ha messo appunto sulla partita, perché sarà molto importante da questa partita ripartire e trovare i giusti meccanismi che un gruppo quasi totalmente nuovo deve ritrovare e deve ovviamente limare e oliare durante gli allenamenti settimanali. Ciro, sei d'accordo con questa analisi del nostro opinionista? Sì, sono d'accordo, ma sicuramente sappiamo anche noi dove abbiamo sbagliato e mi ha fatto un grande assist, sarà il campo comunque a dare risposte, ecco, è inutile parlarne per noi, dobbiamo solo dare risposte giorno dopo giorno con l'allenamento e sabato con il Cosenza, ecco. Qual è la condizione dei nuovi acquisti, Ciro, visto che nella partita con il Leonzio non sono stati impiegati? Guarda, io penso che, a parte che se la vede il mister su queste cose con il preparatore e lo staff, penso sia ottima, cioè secondo me, poi non so io se prima si sono per caso allenati, ma penso di sì, sia De Falco che è arrivato proprio alla vigilia della partita, è subentrato, non penso abbia fatto male, neanche come Angelo, ecco. Poi non so, rispetto a noi forse sono un po' indietro, perché comunque noi abbiamo affrontato un ritiro e il ritiro del mister è abbastanza faticoso, ecco. Scusami se parlo ancora della partita, più meriti del Leonzio o meno meriti del Matera in questa partita? Diciamo che è stato il Matera che gli ha concesso qualcosina in più. Soprattutto nel secondo tempo? Sì, forse più nel secondo che nel primo. Forse nel primo avevamo qualche occasione per poterla chiudere, forse un pizzico di fortuna non c'è stata, ecco. Mimmo, sei d'accordo su questi commenti post gara sia dei tifosi che dei tecnici, del tecnico? Ma sono abituato, li sento dagli anni 60, il campo è l'unico giudice e io ripeto, faccio parte di una categoria di spettatori che sono tifosi del Matera in una maniera un po' più serena e dico, il Matera di questi anni con mister Auteri, come ha insegnato, è un Matera che è ad alti livelli, giocherà bene, gioca bene, giocherà ancora meglio, però ripeto, lasciatelo lavorare, bisogna vedere i giocatori che verranno, se sono consoni al suo progetto, e naturalmente io penso che verso dopo ottobre cominceremo a capire qualcosa di più di questo campionato. Bene Antonio, se tu sei d'accordo, io vorrei parlare un po' anche degli ex che hanno lasciato il Matera, un po' partendo da 5 anni di Franco al Matera e qualcuno che invece nelle ultime ore ha lasciato il Matera. Voglio cominciare io con Di Lorenzo, un'emozione grandissima vedere il suo esordio con l'Empoli domenica scorsa. Sicuramente è stato per lui un primo passo verso una grande carriera. Credo che Giovanni se la merita tutta, perché ha fatto bene a Matera e ha anche lasciato un ottimo ricordo. Lasciando appunto la Città dei Sassi ha fatto anche un bel post su Facebook dove salutava tutti quanti e nella sua prima intervista in Toscana ha voluto anche dedicare alcune parole alla città, alla società, ai tifosi e ai compagni di squadra. Sintomo questo di un giocatore che veramente è stato bene, ha lavorato duramente, portando anche ottimi risultati, perché se poi riesce a trovare una squadra in Serie B vuol dire che ha fatto anche bene, ma non soltanto lui ha fatto bene, l'ultimo che ci ha lasciato è stato, dal punto di vista sportivo, è stato Ciccio De Rose, che ha trovato anche un gol all'esordio con la Casertana, anche se si parla di tocco di De Marco, però il suo tiro, quello che ha deciso la partita con il Catania, quindi un esordio quasi perfetto per Ciccio De Rose. Ha fatto anche bene Marino Bifulco, che con le sue parate ha tenuto bene contro il Fondi e ha portato il bel Monopoli alla vittoria, la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato. Forse meno bene hanno fatto altri due nostri ex calciatori che in quel di Pisa non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 uscendo tra i fischi, e mi riferisco a Michael Negro e Gianmarco Ingrosso. Probabilmente non ha ancora trovato la giusta amalgama anche il Pisa, quella che forse dobbiamo anche trovare noi, perché comunque, come diceva anche Mimmo e Ciro, c'è tempo per migliorare e le squadre di Auteri sono sempre venute fuori alla distanza, quindi ben venga che in questo momento non siamo al top, vuol dire che lo saremo
più in là, quando i punti inizieranno a pesare, e probabilmente riusciremo a dire la nostra, anche perché abbiamo ringiovanito la rosa, una rosa molto più giovane, con tanti volti nuovi, con anche la possibilità di poter far mercato di qui agli anni futuri, perché prendere giocatori di età più bassa permette anche di poter fare un mercato successivamente, come è stato appunto con Di Lorenzo. Quindi una politica differente rispetto al passato, quella del Matera, in questa situazione, in questa sessione di mercato, che ha portato sì un ringiovamento, un abbassamento dell'età media della squadra, ma ha guardato anche la parte cosiddetta tecnica, perché ha preso comunque giocatori buoni che possono comunque crescere, aiutati anche da giocatori come Ciro, che sono da più anni qui a Matera e che comunque è il giocatore bandiera anche per regolamento della nostra squadra. Ciro, cosa si prova a distaccarsi dai compagni quando c'è il cosiddetto saluto prima di approdare in una formazione? Guarda, sicuramente tristezza, però dopo tanti anni ci si abitua anche. Poi se è come nel caso di Giovanni, penso che l'abbiamo anche spinto noi, volevamo questa sua cessione, diciamo, perché se Giovanni è un ragazzo splendido, oltre che come giocatore, penso che possa ambire a palcoscenici anche più grandi, però è giusto che faccia, diciamo, la gavetta piano piano per arrivare nella massima serie, spero per lui. Niente, un po' di tristezza quando vanno via, però alla fin dei conti resta comunque il fatto che siamo legati tra di noi, a volte ci sentiamo. Posso fare solo un in bocca al lupo a tutti coloro che se ne sono andati, ecco, che sono i miei ex compagni. E proprio sui giocatori che vanno, i giocatori che vengono, voglio introdurre un nuovo argomento, quello del torneo Gaetano Scirea, che in questi giorni si sta disputando tra Basilicata e Puglia. In un certo senso il Gaetano Scirea è stato sempre un trampolino di lancio per tanti, tanti calciatori che poi sono approdati in realtà veramente grandi come Milan, Juve, grandi club italiani e stranieri, vero Mimmo? Proprio stasera vengo da Torito, ho visto la Lazio per la prima volta. Ho visto tre giocatori della Lazio che sono veramente promettenti, direi ancora di più, sono sicuro che diventeranno dei grandi campioni. Mi ricordo quando feci la stessa previsione per Criscito, che non perché gli altri li abbiamo visti, con Antonio ne abbiamo spesso parlato, ma Criscito era il caso più emblematico, perché lui veniva da Bagnoli, da Napoli, era un prestito per il Genova, era stato raccattato per strada, per poi vedete che carriera sta facendo. Questo per dire che i ragazzi non devono mai perdere la speranza. Questi ragazzi, la Repubblica Ceca, sono due o tre nazionali, la Lazio, il Napoli stesso, che oggi ha eliminato a sorpresa il Cagliari per 2-0, quindi la Lazio, domani Lazio e Napoli si riaffrontano fra di loro per in semifinale, e poi il Torino dovrebbe l'altra semifinale con il Victoria Pilsen a Grottaglie. Per giovedì poi ricordo c'è la finalissima Matera alle ore 19 con diretta Rai, quindi speriamo che sia una partita e sia un buon auspicio per due giorni dopo per i nostri ragazzi del Matera. Tanti faccio gli auguri a Ciro, sperando che portino fortuna, perché la Coppa Cile sapete che porta fortuna a chi merita questa fortuna. Però Mimmo, però a te chiedo, faccio una domanda particolare. Il torneo è in memoria di un grande calciatore che era Gaetano Scirea, ecco, che cosa si prova la 21esima edizione organizzare questo torneo? Che cosa si prova sia all'inizio ma anche alla fine, quando si spengono i riflettori? All'inizio è solo fatica, perché ci sono i lamenti di tutti che arriva all'inizio, se dopo che si cominciano a rendere conto in che città sono venuti, come vengono trattati, al di là dei disagi dei campi, dei palloni e quant'altro, perché non tutti i campi sono uguali. Poi alla fine, la finale, voi sapete, ne avete vissute tante, l'entusiasmo e la bellezza del torneo viene fuori, se ne vanno felici e contenti, tutti vogliono vincere la manifestazione. E io, come ho detto a tutti gli allenatori, che poi si diventa grandi, i giocatori diventano bravi se passano da queste vicissitudini. Stasera per esempio a Torito a un certo momento non si vedeva più il pallone, perché i fari, però dopodomani si passa alle luci dalla ribalta dello stadio 21 settembre, ecco. Così i giocatori diventano bravi, altrimenti sono dei coccolati già da quest'età, il doppio telefonino, vari orecchini, varie cose, queste cose non portano da nessuna parte. Questo lo dico sempre, lo dicevo ai tempi miei, lo dico e lo dirò sempre.
se non ci sono sacrifici non si va da nessuna parte. E quali sono, ecco, i ritorni di chi ci sta ospitando in questo torneo? Come in un certo senso ci accolgono anche gli altri stadi? Ma gli altri stadi, esempio Grottaglie l'altra sera hanno fatto una inaugurazione del torneo a Grottaglie e non l'abbiamo fatto nemmeno noi in 21 anni nella nostra storia. E siamo rimasti allibiti a vedere sembravano le Olimpiadi, anche perché Grottaglie è gemellata con Matera per via che si è candidata come capitale europea dello sport per il 2020 e stanno chiedendo anche consigli alla nostra amministrazione comunale come dove fare, non sbagliare e quant'altro. E naturalmente noi siamo rimasti allibiti con Vincenzo, mio cognato, che è l'altro socio fondatore del torneo, e queste cose ci riempiono di orgoglio perché fanno sentire importanti noi, ma che a noi non interessa anche per l'età che abbiamo, ma ci sentiamo orgogliosi che rappresentiamo Matera grazie anche al nostro torneo e tanti, ormai sono infiniti campioni che sono usciti da noi, ormai non ce ne ricordiamo quasi più. Bene, questo non può far che piacere alla città di Matera, che sappiamo candidata Capitale Europea della Cultura 2019. Antonio. No, Mimmo prima ricordava Criscito, ma a me viene in mente l'ultimo gioiello sfornato dallo Scirea, che è Chic, l'ultimo giocatore che ha dato lustro al vostro torneo, al torneo di tutti quanti noi di Matera, che è stato oggetto del mercato. Prima Juve, poi è tornato alla Sampdoria, adesso la Roma. Io ricordo 5 gol in una partita dal 21 settembre, io vorrei da te quale ricordo di Chic hai e cosa puoi esprimere adesso nella Roma, Mimmo? Ma Chic, i gol che ricordi tu personalmente a Matera li fece proprio contro la nostra squadra, la mia squadra del cuore, che è la Juventus, perché vinsero 5-2 quella sera e si capiva subito. L'unico problema che io avevo nel credere in questo ragazzo è che è troppo alto per fare l'attaccante, 1,91 m, che fa, dico, con quell'agilità, con quella bravura tecnica, e però poi mi ha smentito e onestamente devo dire che forse è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ha sbagliato la Juve a non prenderlo, però dobbiamo prima vedere bene quel discorso relativo alle visite mediche dove non si scherza, sperando, noi speriamo, facciamo il tifo per i ragazzi che non abbia assolutamente nulla, bene ha fatto la Juventus a farlo vedere più volte perché non ci dimentichiamo i tanti morosini e tante altre cose che succedono, questo calcio così sempre più veloce e via dicendo, bisogna stare attenti, però diciamo che Chic e continua la tradizione di questi ragazzi, e non dimenticare Murgia che ha deciso una Supercoppa europea, era qua appena 2 anni fa, quindi voglio dire ce ne abbiamo tanti. Ci ha fatto male pure quello da Juventino però. E anche quello ha fatto male, ma speriamo che se la finisca. Bene Antonio, quindi abbiamo cominciato a parlare anche di mercato, vogliamo dire qualcosa sulla chiusura del mercato e quello che riguarda appunto il Matera? Beh, spero che il mercato del Matera non sia concluso innanzitutto, perché vuol dire che avremo anche qualche altro arrivo, soprattutto a centrocampo, ma si pensa anche qualcosina in attacco. Gli ultimi due arrivati, come diceva anche Ciro, che sono stati anche i due innesti del secondo tempo, Angelo e De Falco, due giocatori di esperienza. Angelo ha calcato i campi anche della Serie A, anche De Falco ha fatto una ottima carriera, però sicuramente possono dare il loro contributo a una squadra che è diventata un mix tra giovani ed esperti. Ciro De Franco è stato tanti anni con Gaetano Teri, così come lo è stato anche De Falco, perché ha avuto un'esperienza importantissima con il Benevento, dove ha vinto il campionato con mister Auteri. Quindi sicuramente conosce bene gli schemi del nostro tecnico e potrà integrarsi molto più facilmente rispetto ad Angelo. Ad Angelo verrà chiesto un lavoro molto dispendioso, perché prende il posto di Lorenzo, appunto, un lavoro su tutta la fascia, sia di spinta ma anche di copertura. E poi dobbiamo completare il mercato. Si parla degli svincolati, il nome che circola è quello di un altro ex juventino della primavera della Juventus, Elvis Kabashi, un albanese che è stato gli ultimi 2 anni a Pontedera, facendo molto bene, è stato sia nel settore giovanile dell'Empoli che quello della Juventus, un giocatore che è un grande prospetto, è un classe 1994, attualmente svincolato, potrebbe essere l'uomo giusto per completare il nostro centrocampo, però si parla anche di un giocatore come Urso, che ha fatto le ultime 2 stagioni in Serie B con il Vicenza. Matera aveva già cercato in precedenza lo scorso anno Urso, non se ne fece niente perché rimase a Vicenza, in questo momento potrebbe essere anche lui un giocatore da andare a prendere tra gli svincolati.
poi c'è un'idea in attacco, questa magari verrà affrontata magari anche a gennaio, perché il Foggia ha tenuto fuori rosa perché c'è la lista chiusa dei 25 giocatori un attaccante come Vincenzo Sarno, che potrebbe far al caso del Matera, una Matera Foggia dello scorso campionato. Ricordo Columella che solo abbracciò a Vincenzo Sarno, disse, gli chiese quando è che verrà a giocare da me. Beh, in questo momento lui è fuori rosa, si potrebbe aprire un discorso per Sarno, però sicuramente gli operatori del mercato non stanno con le mani in mano e cercheranno di trovare gli uomini giusti per completare il Matera, anche perché abbiamo 3 posti over disponibili. Bene, ottima analisi quella di Antonio Mutasci sul mercato. Ciro, il Matera ha bisogno di nuovi acquisti? Ma guarda, sicuramente se qualcuno arriva e ci dà una mano noi l'accettiamo, poi se non arriva nessuno stiamo bene così. Mimmo, cosa ci dici a proposito sul mercato del Matera? Il mercato della Lega Pro è secondo me è ancora più complicato. Lega Pro adesso è della Serie C. Infatti io la ricordavo sempre quando ci giocavo io, è sempre la Serie C è stata, non è questo. Ed è più complicato forse di quello della Serie A, della Serie B, perché lì si sanno i nomi che vanno per la maggiore, se devono andare nei grandi club sono sempre quei 3 o 4. Quelli che aggiustano mediamente le altre squadre di media portata sono sempre quelli. In Serie C invece tutto sta alla bravura dei direttori sportivi, anche dei presidenti, come ha detto Antonio, perché se il presidente ha detto di Sarno, io sono d'accordo con lui, perché Sarno a me piace tantissimo, una piazza come Matera sarebbe utilissimo, anche se io ritengo e continuo a dire sempre quel problema, Antonio, che noi abbiamo un campo un po' troppo piccolo per la nostra squadra, il campo è piccolo e stretto, per le qualità che abbiamo i nostri giocatori dovremmo allargarlo almeno di un paio di metri, e vedrai che anche i risultati che facciamo più spesso fuori casa che non in casa li dovremmo migliorare. Ripeto, è un mercato, non posso dire se ci vuole o meno dei giocatori in più, come diceva giustamente Ciro, forse va bene anche così la squadra, bisogna dare il tempo di sistemarsi, di vedere un po' la mano del tecnico, che sicuramente sarà anche questa volta felice. Intanto lo ricordiamo, sabato si disputerà la 3ª giornata di campionato. Io prego la regia di mandare il contributo sul prossimo turno che si terrà il prossimo sabato. Gli incontri valevoli per la 3ª giornata saranno Fidelis Andria Casertana, Matera Cosenza, Monopoli Acragas, Rennes Siracusa, Catania Lecce, Catanzaro Juve Stabia, Paganese Regina, Trapani Siculo Aleonzio, Virtus Francavilla Resin Fondi, Riposa Bisceglie. E intanto ricordiamo anche il risultato della nazionale italiana che sta giocando proprio in questo momento 0-0 con Israele. Antonio, sabato prossimo il Matera affronta il Cosenza, ancora a 0 punti in classifica, il Matera invece è 4 con 2 punti, avendo scontato un punto di penalizzazione. Come vedi questo prossimo match del Matera? Sicuramente forse è l'avversario peggiore che potevamo trovare in questo momento del campionato, non perché l'inizio, ma perché loro vengono da 2 sconfitte consecutive. Sicuramente non si potranno permettere la 3ª sconfitta, altrimenti il loro allenatore inizierà a vedere la sua panchina traballare, Fontana, perché 3 sconfitte di fila di una squadra come il Cosenza, costruita per fare bene, sarebbero un po' tante. Da parte nostra invece non possiamo permetterci di perdere neanche noi. Ecco perché sarà quindi la partita molto importante, forse sarà quella più gustosa del turno, del 3º turno del campionato, però sicuramente il Matera deve metterci qualcosa in più sotto il profilo, diciamo così, anche mentale e dell'attenzione, ritornando a quello che diceva prima Oteri, un'attenzione che deve servire per andare a coprire quegli errori che in maniera inevitabile si possono commettere durante l'arco dei 90 minuti. No, anzi 90 e più minuti, visto anche le nuove regole delle 5 sostituzioni, come abbiamo fatto anche contro la Siculo Aleonzio, che allungheranno ancora di più queste partite, quindi sarà molto importante anche la condizione fisica. Prima abbiamo commentato come nel secondo tempo forse c'è stato un piccolo calo da parte del Matera,
è stato evidente, ma è anche un momento della preparazione che ti porta ad avere meno forze alla lunga, però magari con l'andare delle partite il Matera potrà anche dire la sua nel secondo tempo, perché io ricordo sempre le squadre di Auteri capaci di andare a vincere anche all'ultimo minuto, all'ultimo respiro nelle partite più importanti. Quindi la partita di sabato sarà molto difficile, ma il Matera saprà interpretarla bene perché il tecnico la preparerà nella maniera più meticolosa possibile. Forse qualche problema può arrivare da qualche acciacco che stiamo avendo in questi giorni. Infatti ha avuto qualche problema Golubovic, dobbiamo capire come sta di Sabatino, come torna Sernicola dalla nazionale Under 20 che oggi ha vinto 6-1 con la Polonia, e da capire anche la situazione di Sartore, perché sappiamo che quanto ci può dare un giocatore come Sartore, veloce, imprevedibile e dalla grande tecnica, però ha purtroppo molto spesso dei piccoli problemi. Sono curioso anche di capire quando potremo vedere Duganzic con i 90 minuti nelle gambe, perché si dice un gran bene di questo attaccante, però ancora non l'abbiamo visto esprimere tutto il suo potenziale. Sabato, Ciro, il Matera punta al risultato pieno a Cosenza? Ma noi puntiamo al risultato pieno tutte le partite, anche se dovessimo giocare contro noi stessi, quello è poco ma sicuro. Poi con gli innesti di De Falco e Angelo probabilmente, insomma, la squadra si sentirà anche un po' più sicura. Ma ti ripeto, più siamo e meglio è. Nel calcio penso che c'è un aneddoto positivo, che sarebbe quello della concorrenza. Avendo più giocatori esperti, più giocatori molto più forti, di categorie anche superiori parliamo, penso che la concorrenza si comincia ad alzare, quindi deve alzare quel tasso di qualità, di voglia di vincere e di fare, che poi viene trasmessa nel campo. Senti, e su Cosenza cosa mi dici? Conosci alcuni compagni di Cosenza? Beh, c'è l'attaccante, se non erro, c'è Mendicino. Sì, che gli ha salvato la vita. Va bene, l'ho salvato, dai, diciamo così. È così, così. Siamo ottimi amici, siamo rimasti in buoni rapporti e mi fa piacere sempre rivederlo in campo. Il Cosenza, penso che parlano i nomi, ha un'ottima squadra, solo che adesso ha delle difficoltà e speriamo che siamo noi forse a farli continuare ad andare male, Antonio, tu hai qualcosa da aggiungere? Volevo chiedere a Ciro una particolarità di questa nuova stagione, perché l'abbiamo visto cambiare numero di maglia. Come mai il numero 28, Ciro? Allora, il numero 28 nasce da quando ho fatto il mio primo esordio in Serie B a 16 anni. Fu il 28 maggio e mi diedero la 28 su tanti numeri a caso. Quindi l'anno scorso l'ho lasciata a Gianmarco con molta voglia, gli ho fatto anche gli auguri sperando che gli portasse bene, gli ha portato bene a lui, speriamo che quest'anno porti bene a me. Tant'è che Gianmarco l'ha tenuta anche a Pisa il numero 28 quest'anno. No, ho visto che, se non mi sbaglio, l'ha presa anche Armellini il 28, quindi speriamo che porti bene. Marco c'ha la 29, come Michael. Ok, vabbè, allora speriamo che il 28 porti bene comunque ad entrambi, va. Soprattutto a te. Soprattutto a me, al Matera. Mimmo, cosa ci dici tu la prossima partita con il Cosenza? Il Cosenza è stata sempre una squadra ostica qui a Matera, dai tempi miei mi ricordo, io non mi ricordo mai di averla battuta qui a Matera, sempre 0-0, una volta abbiamo anche perso. E come diceva Antonio, non bisogna mai prendere una partita dal punto di vista di come sta la squadra avversaria, se viene da delle sconfitte, acquisti, non acquisti. Il Matera deve pensare soltanto a vincere la partita senza vedere con chi gioca, secondo me, perché ha tutte le possibilità di farlo. Sono due anni che io seguo la squadra veramente entusiasmante, ci sono state le gare molto entusiasmanti, soprattutto in trasferta, ripeto, per cui non bisogna guardare con chi si gioca. Il Matera deve andare, come diceva giustamente Ciro, per vincere, ma è una frase fatta, ma in effetti il Matera deve fare così. La squadra avversaria non deve esistere dal punto di vista della tradizione e di altro. Se Matera vuole andare avanti deve vincere e basta. Antonio. Chiudere il cerchio sul Cosenza, abbiamo anche da vendicare, tra virgolette, l'esclusione dai playoff. L'anno scorso in campionato ci è andata bene, 2-3-2 con 4 gol in 2 partite di Michael Negro, però poi i playoff ci hanno fatto male, perché abbiamo perso a Cosenza e poi pareggiato in casa. E quindi dobbiamo per forza rifarci. Quindi Ciro, trasmetti anche questo messaggio a tutta la squadra, perché abbiamo ancora il dente avvelenato del playoff perso con il Cosenza. Dobbiamo rifarci e ricominciare la nostra corsa. Ce l'abbiamo anche noi, credimi, non solo voi. Bene, e in bocca al lupo al Matera per la prossima giornata. Ricordiamo sabato 18:30 Stadio 21 Settembre
Franco Salerno per questo incontro con il Cosenza. Bene, ed è tutto, io ringrazio gli ospiti in studio, Mimmo Bellacicco, organizzatore del Gaetano Scirea, Ciccio De Franco, difensore, Ciro De Franco, scusami, difensore e bandiera del Matera Calcio, e il mio opinionista Mutasci. Grazie a te. Bene, è tutto per questa puntata, arrivederci da Bar Sport e ringrazio anche il padrone di casa della Voglia Matta, Fabrizio. Questo programma vi è stato offerto da 4Play, vendita di videogame e console Matera. De Salvo, qualità fresca e sotto zero, Matera. Don Pla, trasporti e servizi Altamura. De Rado, un mare di qualità, Matera. FAD Logistica Altamura. Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano, Matera.